Nel Deor di Cruscos a Potenza in via della Costituzione italiana continuano i nostri incontri con i candidati alle prossime elezioni in Basilicata. In programma il 21 e 22 aprile prossimi. Con me oggi c'è Graziano Scavone. Graziano Buongiorno. che è sindaco di Tito, ma è Sì. candidato nella circoscrizione di Potenza per la lista di Basilicata Casa Comune. Sì. Graziano, innanzitutto questo salto dal comune di Tito alla regione. Beh, intanto speriamo che ci sia questo salto e penso che sia un percorso non fisiologico per molti di noi che hanno maturato esperienze amministrative nei comuni, insomma, in comuni anche importanti come credo sia Tito, insomma, è un comune dinamico, è un comune impegnativo dove l'esperienza, tutti i municipi sono difficili, ciascuno che ha fatto questa funzione sa quanto è difficile dal più piccolo comune al comune più grande, però, insomma, per chi come noi ha avuto modo anche di lavorare, di costruire, diciamo, dinamiche sul territorio molto collegate alla dimensione regionale, ecco, Tito è periferia di Potenza, è l'hinterland di Potenza, per noi le attività potentinocentriche, come le chiamo io, insomma, hanno impatti importanti sul nostro territorio, quindi avvertiamo anche di più la necessità di un'istituzione, di un ente regione che possa esprimere buon governo, buona amministrazione, capacità di costruire coesione sui territori, pianificazione, sviluppo, quindi non è scontata la candidatura alla regione, piuttosto la necessità di portare un'esperienza amministrativa che abbiamo fatto in 10 anni di mandato, oramai al termine, al 9 giugno, insomma, si celebreranno le elezioni comunali anche a Tito e provare in qualche modo a dare forza e un'occasione in più ad un territorio come Tito, ma alla Basilicata in generale. Io credo che le esperienze dei sindaci vadano valorizzate, non è un caso che il centro-sinistra candidi il sindaco di Montalbano, nonché presidente della provincia di Matera. Anche questa è una dimostrazione di quanto le esperienze di gestione di enti locali possa essere un valore aggiunto nella gestione di un ente quale è la regione. Quindi diciamo il sindaco fa apprendistato al comune per poi arrivare alla Esatto, regione. esattamente, Ho diciamo. capito. Quello è più fisiologico, insomma, è un percorso di crescita, Ecco, tu credo. chiaramente da sindaco di Tito avrai sicuramente trovato le criticità o i pregi del rapporto con la regione, quindi con l'altro livello istituzionale. Se dovessi essere eletto, qual è la prima cosa per interfacciarti meglio con i comuni? Beh, io penso che i comuni in questi anni abbiano dimostrato una capacità di essere protagonisti dello sviluppo locale. Insomma, il comune è stato chiesto nelle fasi più difficili di questa nazione, non solo quelle pandemiche, ma se pensiamo a qualche anno fa le restrizioni economiche, vorrei ricordare che fino al 2015 c'era il patto di stabilità, nelle settimane scorse si è riaffacciato sul dibattito politico nazionale ed europeo i paletti del patto di stabilità. I comuni sono stati quelli che hanno pagato il prezzo più alto di quel patto di stabilità, dovendo comprimere spesa, dovendo in qualche modo ottimizzare l'utilizzo delle risorse a loro disposizione. Quando si parla di detassazione, quasi sempre si vanno a ridurre le tasse locali, quelle che i comuni introitano. Insomma, è un ente che diciamo, vive una stagione di forte ridimensionamento da un lato, dall'altro lato ha dimostrato negli amministratori locali, in tanti amministratori locali, a prescindere dagli schieramenti di appartenenza, c'è una qualità di una classe dirigente di amministratori locali molto elevata. Penso che il lavoro che la regione debba poter esaltare in questa logica è una relazione più costruttiva con i comuni. I comuni non vanno visti solamente come enti appropriatori di risorse, vanno coinvolti nella gestione e soprattutto nella programmazione della spesa. Io credo che la regione in questi anni abbia utilizzato tantissime risorse. Guardate, non è un problema di risorse, io lo dico spesso Cioè, i perché soldi ci sono, vanno spesi bene, non però. li restituiamo i soldi. Insomma, è oramai opinione diffusa, ma non solo Però sai che opinione. cosa? Che in passato si è sempre parlato della Basilicata capace di spendere i fondi europei, ma poi qual è il riflesso esatto sui cittadini?
E andiamo a vedere negli anni passati per quale ragione questa regione era considerata una buona regione, quindi un buon modello di capacità di spesa, a volte anche di qualità della spesa. Dico che non c'è bisogno soltanto di quantità della spesa, ma bisogna aggiungere qualità della spesa. Forse quel modello di concertazione, di coesione territoriale che vedeva non solo nei comuni o comunque negli enti locali, ma nei soggetti intermedi la capacità di poter programmare e pianificare, ha aiutato anche a spendere le risorse e spero, e a volte a spenderle anche bene. Credo che questo modello bisogna recuperare. Nei giorni scorsi mi piace recuperarlo questo riferimento, perché nei giorni scorsi io stesso ho partecipato, come era giusto che fosse, insomma, quando viene il Presidente del Consiglio dei Ministri le istituzioni devono essere presenti, non esiste, come dire... Quindi non lo ritieni uno spot elettorale quella visita? Probabilmente avrebbero fatto meglio a sottrarlo alla campagna elettorale, insomma, se l'avessero anticipato di qualche giorno per evitare questa concomitanza sarebbe stato diciamo, per opportunità istituzionale io l'avrei fatto, però nel momento in cui viene il Presidente del Consiglio bisogna essere lì a rappresentare i territori, le comunità, le attese delle comunità, e in quell'occasione sono stati illustrati una serie di progetti, non tutti insomma, ma per una spesa di 1 miliardo di euro circa. Guarda, il fatto che molti di noi si interroghino su quali sono i progetti che sono stati finanziati con 1 miliardo di euro, la dice lunga. Il fatto che probabilmente ci saranno sicuramente progetti interessantissimi e progetti che servono alla regione, ma evidentemente la mancanza di conoscenza di un dato è anche segno, diciamo, di una mancata concertazione, di un mancato coinvolgimento degli attori protagonisti. In questo i comuni non possono essere solamente, diciamo, considerati per qualche prebenda. Ecco, io rifuggo dall'idea che il comune deve essere parte attiva nei progetti. Ma se no, guardate, le comunità locali, se noi non riceviamo anche gli indirizzi strategici da parte della regione, per cui la regione deve programmare, deve indicare ai comuni quali sono gli obiettivi che si intendono raggiungere, i comuni devono essere chiamati ad una progettualità che è in linea con gli obiettivi strategici regionali, altrimenti ci muoviamo in ordine sparso, ciascun comune avrà 8.000 progetti da realizzare, a volte quei progetti, lo dico con cognizione di causa, hanno meno a che fare con gli obiettivi regionali, piuttosto ci aiutano a risolvere qualche problema nelle nostre comunità, ma sono totalmente distaccati da un'idea più generale che invece non deve perdersi nella distribuzione di risorse a pioggia. Ecco, il modello di distribuzione di risorse a pioggia è un modello che va superato concettualmente. Credo che in questi anni lo abbiamo l'Italia, la Basilicata, insomma, destra e sinistra. Ho capito benissimo. Non ne faccio davvero una questione di schieramento. Penso che ci sia una classe dirigente più matura per recuperare, per ritornare ad un modello di utilizzo delle risorse più ponderato, più programmato, più pianificato. I sindaci in questo possono essere un valido contributo. Graziano, facciamo un passo indietro nella campagna elettorale. Tu sei rappresentante di Basilicata a Casa Comune, sei appunto candidato in questa lista. Basilicata a Casa Comune, che era nato per un altro progetto, oggettivamente, era quello di portare alla presidenza Angelo Chiorazzo. Poi è successo un po' il caos all'interno del centro-sinistra con la Cerenza, poi alla fine si è arrivati alla presidenza di Piero Marrese. Tu da dentro come hai vissuto questo passaggio? Ma intanto Basilicata Casa Comune è nato, mi sento di aggiungere, anche per unire un centrosinistra, e questa era l'ambizione più alta di Basilicata Casa Comune, di farlo intorno ad una disponibilità di Angelo Chiorazzo alla candidatura a presidente, che abbiamo sostenuto sin dall'inizio, lo dico in maniera serena, ritenendo che diciamo c'è bisogno nella politica di introdurre elementi di discontinuità e di innovazione. Quindi il fatto che nelle ultime settimane le coalizioni, insomma i partiti, io non svolgo funzioni di direzione politica, quindi come dire, ho assistito come molti di noi dall'esterno a questo dibattito, hanno voluto porre questioni a volte non proprio condivisibili. A me non piace mai parlare delle persone, insomma mi piace parlare dei progetti, dei programmi, se ci sono ragioni per cui come dire, ci distinguiamo sull'idea di regione lo posso comprendere, mettere veti sul piano personale lo trovo un esercizio strumentale e pretestuoso. Forse
da parte di qualcuno che poi insomma negli ultimi giorni ha maturato altre scelte, e francamente insomma era un po' i sospetti, i timori che avevamo che molti di quei veti fossero alimentati diciamo da dietrologia e da tattica insomma, quindi spero che in qualche modo anche la disponibilità di Chiorazzo nelle ultime settimane a ricomporre una frattura interna al centro-sinistra, dichiarandosi nuovamente disponibile a fare un passo indietro, possa rappresentare, come dire, una generosità, diciamo, un ulteriore atto di generosità verso un centro-sinistra che bisogna rigenerare. Avremmo voluto rigenerarlo con Chiorazzo presidente, proveremo a rigenerarlo con Marrese presidente. Però c'è un aspetto da tenere conto, cioè Basilicata Casa Comune al termine delle elezioni probabilmente chiederà il conto. Ma noi più che chiedere il conto, ed è la ragione per la quale io ho sostenuto e sto sostenendo questo progetto, abbiamo voglia di costruire un progetto solido che non sia solamente un cartello elettorale, e in questo diciamo Chiorazzo penso che abbia tutte le capacità insomma di rianimare un dibattito interno al centro-sinistra, superando appunto le logiche di veti e controveti e provando invece a rimettere al centro la Basilicata, gli interessi dei lucani. Credo che dopo le elezioni, al netto dei risultati, se ci vedranno vincitori o vinti insomma sul piano generale, penso che si aprirà una stagione nuova inevitabilmente nel per tutto il centro-sinistra, e credo che questo sia un elemento di innovazione politica che Chiorazzo insomma ha voluto introdurre e sul quale insomma trova molti di noi d'accordo e insomma pronti a sostenerlo. Di fatto ci saranno le primarie del centro-sinistra dopo questo voto. Ok, grazie Graziano, grazie di essere stato con noi e in bocca al lupo per le elezioni. Viva il lupo.